tutti ragazzi da Corazon9 e bentornati sul mio canale, perché sono in questo video ci siamo qui con l'ultima parte della guida velocizzata Pokémon Y. Allora io cercherei di fare come la parte scorsa, ovvero di tenere un po' la musichetta, eccola qui, sperando che non mi diano problemi di copyright. La scorsa parte no, speriamo anche questa, ok. Oggi ragazzi è arrivato il momento di sfidare la palestra. Allora sapete, una parte sì e una parte no, come la palestra, no? Quindi una parte palestra, una parte senza palestra. Oggi è arrivato il momento della parte con la palestra. Io guardo un attimo intorno perché volevo fare, ho già battuto gli allenatori, però volevo fare con voi questo circuito, diciamo così, perché è davvero stupendo, guardate che figata, bellissimo. Ok, quindi questa palestra sarà di tipo erba, quindi abbiamo ben tre Pokémon favoriti che sono Amaura, la sfigata, vabbè, anzi l'ho sfigato proprio maschio, nel senso che non axa mai, anzi all'axolo contrario. Poi abbiamo ovviamente Bryxen e ultimo ma non ultimo assolutamente il nostro Auduccia. Ok, noi stiamo andando al verso giusto, va bene. Io tenterei di non far evolvere Bryxen, nel senso che vorrei evolvere la prossima parte, che la dedicherò appunto all'evoluzione dei nostri tre Pokémon, quindi Bryxen, Wartortle e Amaura. Quindi fare tutte e tre le evoluzioni nella prossima parte, in modo da avere diciamo un argomento da fare, perché se no l'alternativa sarebbe fare tipo il deserto e non è veramente palloso, fidatevi, quindi non lo farei. Va bene, quindi andiamo verso il Copalest, ormai ci siamo, eccoci qui, siamo arrivati. E bene, quindi non so chi far cominciare, credo di far cominciare, non lo so, Amaura, sperando qualche colpo di fortuna, nel senso che non ci siano Pokémon sfavorevoli. O se no io direi di far cominciare Auduccia, così quasi, sì, facciamo Auduccia perché almeno lui è un po' più versatile, ci sono anche mosse tipo lotta, quindi si è dato un po' di più. Avevo Lucario davanti, però adesso mettiamo Auduccia, quello qua. No, cosa ho fatto? Ordine, quello qua. Ho schiacciato strumenti. Deden invece è un bel po' sfavorito in questa palestra, infatti non lo farò combattere, credo. Speriamo, insomma, che non ci sia bisogno. Ho comprato 5 revitalizzanti e 5 super pozioni, anzi proporzioni, tanto deve stare attento con quella forbice, quello lì. Ok. Spero si veda abbastanza, cosa mai. Sono pronto a fare qualcosa. Amur! Un vecchietto con le cose di tipo erba. Jumpluff è il suo Pokémon, diciamo, principale. E ovviamente ti mando a luce, vabbè dai, non importa. So che non vedete il suo livello, ve lo dico io, è un maschio al 30. E per il resto vedete anche un po' di PS, quindi va bene, intendo del Pokémon avversario, quindi lo vedete perfettamente. Che vedete che l'ha fatto quasi metà vita? Sì, lo vedete. Aia, ok, ha resistito. Grandissimo Auduccia. Dai che sei più veloce, dai che sei più forte. Auduccia con un salto che è incredibile. Colpisce e manda capo. Jumpluff, benissimo. Anche i livelli sono giustissimi. Vedo che l'ho allenato molto bene, sono contento. Eccolo qui a proposito dei livelli. E Auduccia sale 32, molto bene. Rimbalzo. No, grazie. Sì. Ok. Wartortle al 34, molto bene, è importante che non sia Bryxen, ok. Gogoat, ok, facciamo così. Potevo lasciarlo giù Bryxen, però vabbè, per non rischiare, perché magari se succedeva qualcosa di male, almeno era giusto così, insomma, che intervenga lui. Casomai se si evolvesse anche sta parte non sarebbe una cosa bruttissima, nel senso che avremmo un'altra cosa in più oltre alla palestra, comunque andrà bene così, dai. Subito controcolpo, che okay. Io proverei a mandare a Amaura. Ho tanta paura. Però vabbè, proviamoci. Vai con raggio Aurora e stupiscimi. E 2 PS. Raggio Aurora. Mamma che forte, Amaura è fortissimo. È fortissimo. Mamma mia che schifezza. C'è una bella cosa. Questo è il turno ormai sprecato. Usiamolo invece. Usiamo rivitalizzante proprio su. Dov'è? Auduccia, eccolo lì. È uno da fare qualcosa, se no fa niente. Che riduttore è bene, così anche un PS se lo dovrebbe togliere di contraccolpo in teoria. Quindi molto bene. Aspetta, contraccolpo, capito? Vai Auduccia. Vediamo un po'. Passalto, se basta. Sì.
Dogod non ha più energie, vediamo se si evolve anche Braxen. Lucario va al 35. No, non si evolve, ma si evolverà probabilmente questo Pokémon che è Whipping. Dopo ragazzi avremo tempo anche di vedere, dato che vorrò farlo assolutamente, probabilmente l'avrete visto anche in miniatura, di andare un po' a rispolverare, diciamo così, l'Abras, perché vorrei dargli ufficialmente l'addio, dato che vi avevo detto che forse lo usavo per questa palestra, ma come vedete non c'è in squadra, perché ho deciso che ormai la squadra è questa è la squadra ultimata, ovviamente evoluzioni a parte, quindi ragazzi non ci saranno più sorprese, questa è la squadra appunto. Però dato che ho messo nella miniatura l'Abras, mi sembrava giusto, cioè ho messo nella miniatura l'Abras perché mi sembrava giusto ringraziare lo stesso, dare un addio comunque, perché era un po' con davvero bellissimo, volevo comunque ringraziarlo, diciamo così. Ok, non si evolve nemmeno Brix, sono davvero contento, così ce lo teniamo per la prossima parte delle evoluzioni. Ebbene. Bene, sì. Pianta, ok. Vivo le piante, yeah. Perfetto, quindi questo va buono. Possiamo usare volo grande. Lo segneremo da Lucia, anzi lo segnerò io tra questa e la prossima parte. O anche dopo, cioè adesso. Non mi serve il momento. E ci dà il laccio erboso. Va bene. Ora è arrivato il momento più bello di questa palestra. Siete pronti? Are you ready? Via! Ora in 2 secondi abbiamo fatto tutto. Chissà che divertimento. E che volto stomaco, e che giramento di testa, vabbè. Va bene ragazzi, rieccoci. Io adesso, come detto, andrei intanto a curare i miei Pokémon, ma non vado al centro Pokémon per quello, vado più che altro per salutare la prossimamente, non dargli l'addio, però intendo comunque farvelo di nuovo vedere, perché era giusto che spero di ricordarmi di metterlo in copertina in miniatura, anzi Lapras, perché è davvero Pokémon stupendo e volevo dedicargli anche questa parte, in questa parte volevo dedicarla anche un po' a lui oltre alla palestra, quindi vediamolo un po'. Eccolo qui. Qui c'è, oh, come si vede male. Vabbè, comunque lo vedete un po'. Salutiamo questo splendido Lapras, che forse avevo anche detto che l'ho usato, ma non lo uso ragazzi, perché vi ribadisco che i Pokémon della squadra saranno Aurucha, Dedè, Braxen, che diventerà suo amico, che non mi ricordo mai come si chiama, Lucario, Amaura, che diventerà il suo amico, che non mi ricordo come si chiama, e Wartortle, che diventerà Blastoise. Quindi 3 Pokémon da evolvere, li vedremo. Non credo a Maura, perché Maura, boh, cioè, quando si evolve non lo so nemmeno, però vedremo l'evoluzione di Wartortle e Braxen sicuramente nella prossima parte, ragazzi, quindi sarà il tema nella prossima parte. Spero vi piaccia la squadra, io saluto Lapras molto affettuosamente, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti, Raccordo 089.